Il segreto per provare a fare le cose per bene, sperimentarsi continuamente e non perdere mai il... Ma non bisogna mai perdere il sorriso, perché il sorriso è la medicina migliore, ha qualcosa di terapeutico che davvero può cambiare le cose. Molto spesso noi pensiamo che i piccoli incidenti della vita siano qualcosa di insormontabile, poi quando ci capita magari di superarli, oppure magari passa un po' di tempo, guardando alle spalle ci rendiamo conto che alla fine poi tanto grave la situazione non era. Quindi tenere il muso lungo, farla un po' troppo pesante, significa a volte amplificare le difficoltà, e quindi un sorriso può davvero essere terapeutico, può davvero cambiare le cose, ci può far respirare magari un'aria diversa e farci anche riconoscere quanto siamo forti, perché ognuno di noi dentro ha un grande tesoro, ma a volte ce lo dimentichiamo. Per il secondo anno a Gioiosa Marea, hai nostalgia, confessa. Ma qua ormai sono tanti anni che vengo, a volte per lavoro, a volte per salutare gli amici, a volte per andare a fare immersioni, a volte per andare alle Eolie, a volte per mangiare cose buonissime. Insomma, qui gli ingredienti sono tantissimi e ci sono tantissimi buoni motivi per tornarci. Poi quando c'è una serata del genere, insomma, sono molto contento di farlo, perché devo dire la verità, come inviato sono molto soddisfatto del mio lavoro, però mi manca un po' il pubblico, il contatto diretto con il pubblico, perché l'attività televisiva mi tiene insomma davanti a una telecamera molto spesso, quindi ne approfitterò stasera per divertirmi insieme al pubblico e magari per festeggiare così un'altra splendida notte siciliana. Grazie.